Benissimo, nuovamente in diretta, cari telespettatori, radioascoltatori, un saluto cordiale, la buonasera a voi tutti che ci ascoltate tramite RST Sirius, Radio Sirius TV, l'emittente online in Treviso, in studio Massimo Bonella. Ricordo anche che a reti unificate, come sempre in questi casi, ci sono tutte quelle piccole emittenti online che, diciamo così, hanno il taglio locale. Ne ricordo qualcuna per motivi di tempo: da radiovaldichiana.it a radiofavaroveneto.it, poi ancora Radio Sismondi Libri, Radio Isso, Radio Reno Web, Modena noi Radio TV. Ecco, dunque questo aggiornamento per quanto riguarda le ultime notizie sul terremoto che ha colpito l'isola di una parte dell'isola di Ischia l'altro giorno. Dunque, cosa sta succedendo? Addirittura adesso, allora, prima si è ritoccato il magnitudo, poi l'epicentro non è più in mare, ma è sotto all'isola. Insomma, io mi domando, noi ci domandiamo qui, ma cosa sta succedendo? Ma povera gente, voglio dire, cioè, io credo che, cioè, questa cosa qua poi crei non pochi problemi alla, diciamo, società, no? A tutto il sistema che lavora e vive, regola l'Ischia, che appunto regola l'Ischia. Ecco, allora, qui ci sono quindi delle cose da capire, da chiarire. Dunque, noi, per non far confusione, senza fare tanti discorsi e lasciando soprattutto fuori quella che è la politica, siamo andati direttamente sul sito di Tele Ischia. Ricordo il sito internet teleischia.com dell'emittente Teleischia 89, che trasmette sul canale 89, che appunto in collaborazione con loro siamo riusciti la sera della scossa ad avere una radiocronaca in esclusiva proprio direttamente lì sul posto, grazie alla giornalista Pina Monti che ci ha raccontato le fasi drammatiche durante il salvataggio di una persona che è rimasta intrappolata sotto le macerie, con poi la notizia positiva alla fine che era viva. E altresì abbiamo avuto la conferma che i bambini stavano bene, perché sapete, ricorderete sicuramente, c'era quella notizia rimasta in sospeso che era un po' come una spina conficcata addosso che ci faceva male, perché non si sapeva che i bambini in che modo, in che condizioni erano. Ecco, tramite Tele Ischia noi siamo riusciti a sentire la voce dei bambini, a capire che stavano bene, e poi il giorno dopo la notizia positiva che sono riusciti ad estrarli fuori da quelle macerie. Un terremoto che all'inizio sembrava una scossa leggera, invece poi le notizie incominciano ad arrivare sempre più drammatiche, con dei crolli, e quindi ecco che anche la nostra emittente ha voluto muoversi verso quella direzione per capire cosa effettivamente stava succedendo. Come sapete, RST Sirius insieme a Pianeta Oggi TV hanno sempre l'occhio molto attento su ogni ambito locale della nostra penisola, quindi aperti poi anche a qualsiasi collaborazione con l'emittenza locale, che è quella che a noi ci interessa. Quell'emittenza locale che rappresenta ancora, potremmo dire, il sale dei nostri territori, la vera informazione. Ecco, non coloro che ci hanno dagli anni 80 ad oggi, perché non è ancora finita, ci hanno spazzato via tutte le frequenze locali, hanno preso tutte le frequenze che volevano, poi a loro gli hanno fatto anche le leggi come meglio potevano, e quindi ecco che l'emittente locale oggi non si sta sviluppando, soffre, è una lotta continua. Anzi, devo dire che c'è un numero di emittenti locali che sta praticamente chiudendo, o addirittura ho sentito anche parlare di rottamazione, quindi con la conseguenza di poi personale a casa. Già stiamo vivendo il momento di crisi, contribuiamo pure a chiudere anche le emittenti locali. Questo è quello che fotografiamo su questo paese. C'è le televisioni locali che vengono a meno piuttosto che essere tutelate.
Bene, noi ne prendiamo atto e lo denunciamo. Allora, vediamo innanzitutto queste notizie qui, qui a Ischia per quanto riguarda il terremoto. Dunque, iniziamo subito con la rassegna del sito di teleischia.com. Come vi dicevo, allora in taglio primo vediamo subito Anna Falchi. In questi giorni sono ad Ischia e ci ritornerò. Non sarà certo il terremoto a fermarmi. Poi ancora terremoto, Luciano Bazzoli, notizie ingigantite, un vero attacco mediatico all'intera isola di Ischia. Ecco, allora andiamo avanti. Terremoto Ischia, verifiche su edifici, 9 scuole inagibili. Vediamo ancora terremoto, Giuseppe Mazzella, l'abusivismo non è la causa dei crolli. E poi la notizia che ci ha colpito veramente, perché insomma, terremoto Enzo Boschi, dall'INGV errori inammissibili, Ischia chieda i danni. Ecco, vediamo magari di approfondire. Se c'è la possibilità, c'è anche un video, magari ecco, questo potremmo poi pubblicarlo e rimandarlo in onda su pianetaoggitv.net e altresì su RST Science, radioscience.it. Qui c'è proprio il video, terremoto, lo ripeto, Enzo Boschi dice dall'INGV errori inammissibili, Ischia chieda i danni. Vedremo quindi questo video sulle nostre emittenti online. Poi ancora speciale terremoto, la cronaca, la stampa, gli sviluppi. Anche qui sul canale YouTube di Tele Ischia c'è il video, un video che credo abbiamo anche riportato, speciale terremoto, anche su pianetaoggitv.net. Poi ancora andiamo avanti. Dunque, vediamo cosa dice dall'altra parte. Terremoto, dall'altra parte intendo cioè dalla parte dell'INGV. Allora, terremoto Ischia, Doglioni, INGV, nessun errore, dati affinati. Ecco, qui quindi vediamo un po' se riusciamo ad avere altre informazioni su questo, vediamo cosa dicono. Allora, in breve facciamo un po' una sintesi, oppure anche lo leggiamo tutto. Allora, da parte dell'INGV non c'è stato nessun errore, ma solo un normale affinamento dei dati scientifici. È il presidente dell'INGV, Carlo Doglioni, a dirlo, rispondendo così alle polemiche sui nuovi dati comunicati alla Commissione Grandi Rischi sul terremoto di Ischia. Ieri sera, scusate, ieri era stato infatti comunicato il dato sulla profondità del sisma, 2 km di profondità, mentre inizialmente era stato indicato a 5 km. Quindi anche qui avete sentito, ecco, apro una parentesi, anche qui c'è stato un cambiamento. Insomma, qui è tutto, cioè, avevano all'inizio sbagliato fuori tutto, cioè com'è possibile? Ma andiamo avanti. La prima valutazione di una scossa 3,6 era arrivato dalla rete sismica nazionale, ha detto Doglioni, poi abbiamo fatto una rivalutazione della magnitudo con un'altra tecnica, portandolo il valore a 4 nel giro di pochi minuti. La sera stessa dell'evento, comunicando il dato alla Protezione Civile. Il primo dato era quindi il risultato di un automatismo attraverso i segnali arrivati dalle stazioni a terra. Il secondo dato, quello corretto, invece è il frutto di un calcolo dell'istituto utilizzando una rete più ristretta e più ravvicinata all'isola di Ischia. Nessun errore quindi, ma un graduale raffinamento dei dati ed è la prassi che riguarda tutti i terremoti. Questa notizia poi che è stata ricavata, cioè messa qui sul sito di teleischia.com, vedo tra parentesi ANSA, quindi ricavata ecco, dall'ANSA. Questo però sta di fatto, insomma, che non c'è la risposta lo sbaglio dell'epicentro, insomma, ecco, insomma, si è sbagliato a mio avviso di parecchio, insomma, non torna questa cosa. Dunque, ritorniamo qui nell'isola. Allora, c'è un altro video che riguarda terremoto, il dirigente scolastico Marina Locca a Casamicciola, situazione seria ma risolvibile. Quindi notizia che fa sperare. Dunque, vediamo se abbiamo altre notizie da ricavare. Il geologo di Casamicciola, Aniello Di Iorio, condivido l'opinione di Luongo. Vediamo se riusciamo ad avere maggiori informazioni. Scusate queste pause perché
sono qui solo e sto cercando di aprire le varie notizie. Probabilmente mi sto facendo anche da regia qui nello studio, oltre naturalmente alla regia centrale a Treviso, che ringrazio sempre Rosario Moreno. Dunque, vediamo di capire un attimo questo. Il geologo di Casamicciola, Aniello Di Iorio, condivido l'opinione di Luongo. Allora, per quanto riguarda l'osservatorio geofisico a Casamicciola, la penso come il collega Luongo. Io sono del parere che bisogna mettere a capo dell'osservatorio un geologo che si occupa del suo funzionamento. Solo un geologo può valorizzare al massimo le potenzialità dell'osservatorio geofisico. Se inoltre conosce anche i flussi turistici e potenzialità che esso potrebbe avere su un pubblico interessato, dunque vedi vasca sismica unica al mondo che versa in condizioni disastrate. Esso potrebbe diventare un valore per la gestione del territorio e del coordinamento delle risorse geologiche che possiede Ischia. Io ho sempre affermato che l'isola di Ischia ha più geologia che acqua termale. Solo un geologo può essere in grado di rendere pubblica e di amplificare la richiesta per risorse geologiche. Inoltre, oltre alle manutenzioni degli strumenti elettronici per prevenire i terremoti, si possono utilizzare le strutture per far vedere e spiegare al pubblico isolano e turisti l'impiego e responsabilità che hanno i geologi nello svolgere il loro lavoro. Qui voglio oggi, dopo circa 17 anni, rilanciare l'idea di un parco geologico. Qui mette anche poi il sito internet per maggiori informazioni. Oltre a ciò, darebbe lavoro a molti isolani e forse a molti di quelli che oggi, tramite il terremoto, hanno perso il loro lavoro. E non bisogna sottovalutare che sarebbe una risorsa in più a servizio della comunità isolana. L'economia ischitana avrebbe poi 3 punti di sostegno: terme, vigneti, parchi, eccetera. Questo quindi, vediamo allora se andiamo in conclusione o ci sono altre notizie da riportare o da andare a riprendere. Ecco, io all'inizio ho visto a taglio primo, che vi era una notizia, vediamo un po', per quanto riguarda le scuole e gli edifici. Eccolo qui. Allora, vediamo, approfondiamo questa news: terremoti Ischia, verifiche su edifici, 9 scuole inagibili, dicevamo in testa a questo notiziario. Dunque, vediamo di capire meglio. Proseguono a Ischia le verifiche di agibilità che, oltre a continuare sugli edifici pubblici, scusate, sugli edifici pubblici e sulle strutture alberghiere, stanno interessando le abitazioni private per le quali i cittadini hanno presentato domanda di sopralluogo presso i centri di coordinamento comunali. A ieri, comunica la Protezione Civile, erano stati effettuati complessivamente 142 sopralluoghi, oltre alle 15 verifiche su strutture scolastiche, i cui esiti hanno restituito 2 plessi agibili, 4 agibili con interventi e 9 inagibili, alle 4 su edifici pubblici 2 agibili, 1 agibile con provvedimenti di 1 agibile, alle 2 sugli istituti di cura, di cui 1 agibile e 1 agibile con provvedimenti, e ai 35 sugli alberghi, 29 agibili, 4 inagibili, 1 agibile come struttura ma non utilizzabile per il rischio esterno, e dunque è uno da rivedere. Sono stati finora 86 sopralluoghi effettuati su strutture private, di cui 32 dichiarate agibili, 1 agibile come struttura ma non utilizzabile per il rischio esterno, 38 inagibili e 15 parzialmente o temporaneamente inagibili. Nella giornata di oggi sono state 28 le squadre di tecnici abilitati AEDES, agibilità e danno nell'emergenza sismica, impegnati tra Casamicciola e Laccomeno. Secondo i dati comunicati dai due comuni, al momento al centro operativo comunale di Casamicciola sono pervenute da parte dei cittadini circa 1.000 richieste
di sopralluogo agli edifici privati, mentre a quello di Lacco a Meno le domande sono circa 620. Anche qui, tra parentesi, l'ANSA è una notizia che, ripeto, trovata, cioè, dove ne abbiamo dato lettura, ricavandola dal sito di teleischia.com, che però era dell'ANSA. Vediamo adesso nella nostra testata pianetaoggitv.net cosa abbiamo riportato per cercare di essere, come dire, in supporto all'emittente Teleischi 89, che in questi ultimi giorni ha avuto veramente tanto lavoro da smaltire e con non poca difficoltà, vedevo anche dalle varie trasmissioni in diretta. Allora, taglio primo, Teleischia in diretta, potete vedere tutta la programmazione di Teleischia minuto per minuto, potremmo dire, con i TG e speciali sulle ultime notizie del sisma. Ricordo anche gli orari dei telegiornali: ore 14, ore 17, ore 20 e 30, ore 23 e 30, ore 2 e 30. Questo in collaborazione naturalmente con l'emittente dove adesso ci state ascoltando, RST Science, che risponde al sito internet radioscience.it. Poi ancora, dunque, scendendo a taglio, sempre rimanendo praticamente a taglio primo, da Teleischia, intervista all'attore di Un posto al sole, Germano Bellavia, sul sisma. Germano Bellavia dice: Ischia è il mio posto al sole, venite sull'isola, è bellissima. Intervista che è stata curata da Enrico Buono, direttore di Teleischia, che noi ringraziamo anche per la collaborazione. Poi ancora un altro video da Teleischia, speciale terremoto. In studio il direttore di Teleischia, Enrico Buono. E qui potete ascoltare tutti le varie riflessioni, ragionamenti, approfondimenti, eccetera. Poi ancora un altro video che riguarda il telegiornale di Teleischia con le ultime notizie. Qui parliamo dell'epicentro del terremoto che è cambiato e dei funerali che sono svolti oggi, quindi momenti di parecchia tristezza. Poi a taglio oramai medio-basso troviamo l'edizione speciale del telegiornale di Radio Science TV in collaborazione con Pianeta Oggi TV durante la sera del sisma, questa scossa tellurica di magnitudo 4, che poi alla fine l'hanno definita a magnitudo 4, dove appunto si registravano alcuni crolli, alcune persone ferite, alcune sotto le macerie, e quindi qui potete ascoltare la diretta sul posto con la giornalista Pina Monti di Teleischia per la radiocronaca in esclusiva, potremmo dire per noi, di Radio Science TV e Pianeta Oggi TV durante il salvataggio delle persone rimaste sotto le macerie. Ecco, mi sembra che non ci sia altro da aggiungere. Chiudiamo qui questo notiziario, o meglio questa rassegna, diciamo, dal sito di teleischia.com con le ultime notizie del terremoto. Vi ricordo, ecco, sempre su pianetaoggitv.net potete seguire tutti i vari telegiornali di Teleischia e altresì, dice sì, per radioscience.it. Ricordo Radio Science TV online di Treviso, mentre pianetaoggitv.net, testata giornalistica in Venezia. Alle 22:54 direi quindi di stopparci qui. Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. Naturalmente proseguiremo questi aggiornamenti se ce ne fosse bisogno. Io spero solo che veramente questa situazione possa prendere un attimo di tranquillità anche per la stessa isola, per gli abitanti, eccetera. E noi ci sentiamo quindi prossimamente con i nostri speciali, i nostri settimanali Pianeta Oggi Report. Grazie per averci seguito. Da Massimo Bonella una buona sera e vi ricordo che RST Science è la vostra linea diretta con informazione. A presto.